Salve a tutti ragazzi e ragazze, oggi parliamo di problemi con il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Andiamo a vedere un paio di esempi per capire come vadano risolti. Primo esempio, un commerciante prepara dei cesti regalo, dispone di 1260 confezioni di pasta assortita, 630 bottiglie di vino rosso e 252 di vino bianco. Se in ogni cesto deve esserci lo stesso numero di prodotti, quanti cesti può preparare al massimo? E qual è la loro composizione? Il primo passaggio è quello di analizzare il testo, come succede in ogni problema. E allora diamo un'occhiata ad alcune parole che sono più importanti delle altre, e le dobbiamo sottolineare. Queste parole sono prepara. Prepara sta a indicare che vuole dividere gli oggetti di cui dispone. E lo stesso numero significa che deve farlo in parti uguali. Vuol dire che in ogni cesto ci sarà lo stesso numero di confezioni di pasta assortita, di bottiglie di vino rosso e di bottiglie di vino bianco. Altra cosa importante. Il testo domanda quanti cesti può preparare al massimo. Quindi dobbiamo dividere in parti uguali e ottenere il massimo numero dei cesti. Ora, c'è la divisione. In parti uguali c'è il massimo. Massimo comune divisore. Il problema stesso ci ha detto qual è la strategia da adottare. Dobbiamo svolgere il massimo comune divisore, dobbiamo andare a calcolarcelo. Per farlo, usiamo la scomposizione in fattori primi. E quindi scomponiamo il 1260, qui facciamo 2 per 5 come siamo abituati a fare, e sottomettiamo 126, togliendo direttamente lo 0. 126 è divisibile per 2, 63 lo dividiamo per 3, diventa 21, 21 lo dividiamo per 3, 7, 7, 1. Mi raccomando, qui ci devono essere solamente numeri primi. Non ci possono essere 4, 8, 9, perché quelli non sono numeri primi. La scomposizione ci dà 2 alla seconda, per 3 alla seconda, per 5 per 7. 630. Allo stesso modo facciamo 2 per 5 e viene 63. E adesso guardate che cosa carina. 63 ce l'ho già scomposto qui, quindi basta prenderlo e portarlo di qua. 63 diviso 3 è sempre 21, 21 diviso 3 è sempre 7, 7 diviso 7 è 1. 2 per 3 alla seconda per 5 per 7. Andiamo di qua. 252 lo divido per 2 fa 126. 126 lo divido di nuovo per 2 e dà 63. E di nuovo, come prima, 3, 3, 21, 7, 7, 1. 2 alla seconda per 3 alla seconda per 7. Io li ho riscritte qua, le scomposizioni. Che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo prendere solamente i fattori comuni, cioè presenti in tutti e tre i numeri. I fattori comuni sono il 2, che c'è in tutti e tre, il 3, che c'è in tutti e tre, e il 7, che c'è in tutti e tre. Il 5, no, perché c'è solo in 2, deve essere in tutti i numeri presenti. Questi sono i nostri fattori, però io mi accorgo che di 2 ne ho a disposizione due tipi. Ho 2 alla seconda e 2, vedete? Quale devo scegliere? Siccome si tratta del massimo comune divisore, dovrò scegliere quelli con l'esponente più basso. E tra 2 e 2 alla seconda l'esponente più basso è il 2. Quindi i numeri che scegliamo saranno 2, 3 alla seconda, perché qui ho 3, 3 alla seconda, per 7. Ecco qua il nostro massimo comune divisore. 2 per 3 alla seconda per 7, 126. E 126 sono il numero di cesti che il nostro caro negoziante dovrà realizzare. Quindi questo è il numero massimo di divisioni che lui può fare. Può dividere in parti uguali gli oggetti in 126 cesti. Numero di cesti. Ma adesso per capire quanti di questi andranno, quanti di questi oggetti, cioè della pasta, del vino rosso e del vino bianco, andranno a finire in ogni cesto, dobbiamo fare una nuova divisione. Io so che ho 1260 confezioni di pasta, ho 126 cesti, quindi farò 1260 diviso 126, uguale 10. Quindi ogni cesto avrà 10 pacchi di pasta mista. Per le bottiglie di vino rosso basta fare 630 bottiglie, confezioni, diviso 126, perché erano 630 le bottiglie iniziali, diviso 126 cesti. 630 diviso 126, 5. Andranno 5 bottiglie di vino rosso in ogni cesto. Per quello bianco facciamo la stessa cosa. Erano 252 le confezioni, le bottiglie di vino bianco. Quindi noi le dividiamo per i 126 cesti
252 diviso 126 fa 2. Ogni cesto conterrà 2 bottiglie di vino bianco. Quindi ogni cesto avrà 10 confezioni di pasta, 5 bottiglie di vino rosso e 2 bottiglie di vino bianco. Seconda tipologia di problemi. Tre modelli di trenino sono fatti partire contemporaneamente da una stessa stazione. Se il treno A compie il tragitto di andata e ritorno in 15 secondi, il treno B in 10 secondi e il treno C in 20 secondi, dopo quanto tempo saranno di nuovo alla stazione di partenza nello stesso momento? E allora anche qui spazio alla comprensione del testo. Analizziamo quello che ci viene dato. Si parla di tre eventi che si ripetono nel tempo in modo ciclico e che avvengono con frequenza diversa. I treni ripetono lo stesso giro con tre frequenze, rispettivamente di 15, 10 e 20 secondi. Ora, se il treno lo fa ogni 15 secondi, fa un giro ogni 15 secondi, significa che per fare due giri ci vogliono 30 secondi, per fare tre giri ci vogliono 45 secondi, per fare quattro giri ci vogliono 60 secondi. E quelli che sto scrivendo io non sono altro che multipli. Quindi se un evento si ripete nel tempo è come avere dei multipli, perciò ogni volta che io ho un problema in cui mi dice che un evento si ripete nel tempo, in quel caso io dovrò parlare di multipli, ovvero del minimo comune multiplo. E allora andiamo a calcolarci il minimo comune multiplo. Quindi quando si tratta di dividere in parti uguali con il numero massimo, massimo condivisore. Quando un evento si ripete nel tempo in maniera ciclica, allora minimo comune multiplo. Calcoliamo il minimo comune multiplo con la scomposizione in fattori primi. E questo è facile perché 15 lo divido per 3, 5, 5 è 1. 10 è 2 per 5 e lo metto qui. 20 faccio 2 per 5 e poi metto il 2, 2 diviso 2, 1. 15 è 3 per 5, 10 è 2 per 5, 20 è 2 alla seconda per 5. Adesso, qui sono riscritti. Quali devo prendere di fattori? Siccome è il minimo comune multiplo, i fattori li devo prendere tutti, non quelli in comune e basta, tutti. Quindi dovrò prendere il 2, il 3 e il 5, perché questi sono i fattori. Però se ci guardo bene, io ho 2 e 2 alla seconda. Quale 2 dovrò prendere? Siccome si tratta del minimo comune multiplo, stavolta devo prendere quello con l'esponente più grande. Quindi andrò a prendere il 2 alla seconda, non il 2. E faccio come ho fatto prima la moltiplicazione. Quindi i nostri fattori saranno 2 alla seconda per 3 per 5 uguale 60. Significa che i tre treni si ritroveranno alla stazione dopo 60 secondi. Tutti e tre di nuovo. Partono contemporaneamente e dopo 60 secondi si ritrovano lì. È ovvio che si sono ritrovati lì dopo 60 secondi. E quanti giri ha fatto il primo treno? E ha fatto 15, 30, 45, 60, 4 giri. Il secondo treno, che ci mette 10 secondi, avrà fatto 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quindi ci avrà fatto 6 giri prima di ritrovarsi tutti insieme. Il terzo, quanti ne fa? 20, 40, 60. Avrà fatto 3 giri. Ma dopo 60 secondi li ritrovo tutti e 3 insieme. Quindi, ricapitolando e tenendocelo bene in mente questo aspetto, ogni volta che ho una divisione e mi chiede il numero massimo possibile, lì c'è il massimo comune divisore. Ogni volta che mi dà un'azione che si ripete nel tempo costantemente con una determinata frequenza, lì avrò il minimo comune multiplo. Spero ragazzi che la lezione vi sia piaciuta, se così fosse per favore mettete un like e se vi dovesse essere piaciuta ancora di più iscrivetevi al canale. Grazie di tutto e buon lavoro, alla prossima!